questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa caldissima maxi stola che io ho deciso di chiamare stola morbidosa. Questo perché addosso è veramente morbida e caldissima. Per poterla realizzare io ho utilizzato il nuovissimo filato della Mistrico Linea Conviene, che è questa enorme ciambella da 205 cake o ciambella da 250 grammi che misura 220 metri ed è formata dal 35% lana merino e 65% microfibra PA. Vi posso assicurare che è morbidissima e veramente calda. Io l'ho adorata a lavorarla. Sull'etichetta c'è scritto di lavorare con i ferri 6 e 7, ma io sono andata a lavorare con i ferri del 9 e nonostante ciò la lavorazione è venuta bella compatta, morbida, morbida, veramente morbidissima e calda. Per poter realizzare questa stola, che come potete vedere io la sto indossando un po' come una giacchetta perché così mi copre tantissimo avanti, ma soprattutto mi copre anche le spalle dietro, ho utilizzato due di questi gomitoloni. Come vi ho detto, ho lavorato con i ferri del numero 9 e la stola mi è venuta lunga 180 cm. La lunghezza e la larghezza vanno bene anche per una taglia M. Per una taglia L vi consiglio di farla leggermente più grande, non vi preoccupate, nel video vi dico come poterla fare più grande, e vi posso assicurare che vi bastano comunque due gomitoli. Un'altra cosa che vi devo dire, a me è 180 ma è molto lunga, mi arriva diciamo comunque sotto il sedere, facendo un po' la misurazione, e io sono 1,74 m, quindi chi è più bassa di me, tipo tra 1,68 m in giù, può fare la stola solo di 170 cm. Chi invece è più alta, quindi diciamo che arriva a 1,80 m, vi consiglio di farla leggermente più lunga. Non vi preoccupate, anche in questo caso, per chi deve farla più lunga della mia taglia, del secondo gomitolo me ne è avanzato un po', quindi potete tranquillamente arrivare anche a 190 cm. Quindi in descrizione, come sempre, vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, dove potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori. Io vi consiglio altri due colori che vanno moltissimo di moda quest'anno, oltre il verde che si sta andando tantissimo, ma ogni tanto è bello variare, ed è questo blu spettacolare e anche questo viola. Comunque c'è anche il colore verde, c'è anche il colore del grigio e c'è anche il colore del mattone. Il colore che ho usato io è quello che ha un po' di marrone e di grigio ed è il numero, lo leggo così non vi sbagliate, il numero 5. E come vi ho detto, ho lavorato con i ferri del numero 9. La lavorazione è semplicissima, sono due ferri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa lavorazione, che come potete vedere è questa striscia in rasato al centro, mentre la parte di qua è un unico pezzo dove al centro viene questa striscia di maglia rasata, sia da questa parte che da quest'altro lato, perché appunto è una stola. E sotto, vi alzo per farvi vedere, ho fatto un piccolissimo bordino ripetendo 5 giri di maglia diritta. Comunque nel video tutorial vi dico tutto, quindi vi dico come iniziare, vi dico come fare questi due giri che vanno sempre ripetuti e anche come terminare la stola. E poi potete indossarla come una stola come l'abbiamo fatto, come la indossate sempre, potete fermarla con una spilla o, come si porta tantissimo come ho detto quest'anno, con una bella cintura in vita, in modo tale da avere la giacca sotto. Io questa è una giacca. Ho anche un bel cappotto da poter rifinire appunto con una bella stola da legare in vita. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi ritroverete come Elsa Faccio. Un'altra piccola cosa che non vi ho detto: questo filato lo troverete per 3 giorni in offerta al prezzo di 12,50 € invece che 12,90 per 3 giorni, una piccola offerta sempre inerente a questo Black Friday che si sta avvicinando, visto che tutti bombardano con sconti dappertutto, non so quanti messaggi mi arrivano durante il giorno. Comunque ci tengo anche io ogni tanto a dare queste piccole sconticini, non tantissimi, non esagerati, però un piccolo sconto. Quindi mi raccomando, dall'uscita di questo video per 3 giorni troverete il conviene a 12,50 € invece che 12,90 €. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maxi stola, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico, ossia Conviene, che è questo enorme cake che mi ha colpito fin da subito, da 250 grammi. Il colore che ho scelto io è questo 05, che ha delle sfumature bordeaux e marroni, che trovo molto molto invernali, ma molto molto alla moda. Per quanto riguarda i ferri, io sono andata, utilizzerò i ferri del 9, anche se sull'etichetta c'è scritto quelli del 6 e del 7, ma voglio una lavorazione morbida, comunque verrà
terrà compatta, ma voglio che sia più morbida possibile, quindi per questo utilizzerò i ferri del numero 9. Io ho montato 40 catenelle, mi raccomando, per una taglia S ed M va benissimo perché la larghezza verrà di 42 centimetri, ma per una taglia L vi consiglio di mettere 4 catenelle in più, scusate, 4 maglie in più rispetto a me. E poi naturalmente dopo i primi giri, perché 5 giri iniziali li faremo uguali tutti, dirò per chi ha aumentato come andare a dividere la lavorazione in modo che venga uguale a chi invece ha 40 maglie. Detto ciò, possiamo iniziare a lavorare. Come vi ho detto, i primi 5 ferri saranno uguali per tutti, perché i primi 5 ferri li lavoreremo tutti a diritto. Quindi vado a fare ogni maglia a diritto in questa maniera e lavorerò a diritto per 5 ferri. Realizzati 5 ferri, vi farò vedere i 2 ferri che andremo a ripetere per tutto il giro, ossia, scusatemi, per tutta la lunghezza della nostra stola. Quindi ripeto, adesso andiamo a fare 5 ferri tutti a diritto in questa maniera. Terminati i nostri 5 ferri a diritto, vi farò vedere come proseguire. Ho realizzato i 5 ferri a diritto, adesso andiamo a realizzare il sesto giro, che è uno di quelli che andremo a ripetere, perché per tutta la lunghezza della nostra stola ripeteremo sempre il sesto e il settimo giro. E andiamo a fare 15 maglie a diritto. Nel caso della taglia L invece andate a fare 17 maglie a diritto. Nel caso della S o della M, a meno che non abbiate messo delle maglie in più, andate a fare, quindi, come vi dicevo, 15 maglie a diritto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Mi raccomando, per una taglia L, se avete fatto gli aumenti, andate a fare 17, avete fatto i 4 aumenti che vi ho detto io, andate a fare 17 maglie a diritto. Una volta fatto ciò, andiamo a fare, e questo vale sia per una taglia S che per una taglia ML, 10 maglie a rovescio, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. E ripeto, 10 maglie vanno bene per qualsiasi taglia. Andiamo a fare le ultime 15 maglie a diritto. Nel caso della L, 17 maglie a diritto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Abbiamo realizzato così tutto il nostro sesto ferro. Settimo ferro, andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi andiamo a fare tutte le nostre maglie a diritto per tutto il settimo giro.
Terminato il settimo giro, si ricomincerà dal sesto e andremo a fare sempre il sesto e il settimo giro. Nel sesto giro vi ricordo che dovete fare 15 maglie a diritto, 10 a rovescio, scusatemi, e 15 a diritto. Se avete una taglia L e avete aumentato, andate a fare 17 maglie a diritto, 10 a rovescio e di nuovo 17 maglie a diritto. Quindi ripeto, il sesto e il settimo giro tutte le maglie a diritto sono i giri che dovete sempre andare a ripetere per tutta la lunghezza. Io penso di arrivare intorno ai 170-174 centimetri. Una volta fatto questo, per chiudere la nostra stola, vi farò vedere come andarla a chiudere, perché andremo a fare gli stessi giri che ci permetteranno di ottenere il bordino che abbiamo fatto qui all'inizio con i 5 ferri a diritto. Quindi procediamo sempre per tutta la stola con il sesto e il settimo giro e ci vediamo alla fine. Dunque, io ho lavorato i miei due giri e sono arrivata a circa 176 centimetri. Siccome il mio sciarpone deve arrivare a 180, mi sono fermata qui, perché adesso andrò a fare gli ultimi giri come abbiamo fatto qui con i 5 giri tutti a diritto. Quindi adesso mi sono fermata lavorando il secondo giro, adesso andrò a lavorare 4 ferri tutto a diritto e il quinto ferro, lo lavorerò per chiudere le maglie. Quindi ripeto, io ho lavorato fino ad arrivare a circa 176 centimetri, adesso ho fatto il secondo giro, devo tornare a fare il primo giro, ma in realtà lavorerò 4 giri tutte a diritto per poter avere lo stesso bordo che abbiamo qui e il quinto giro lo utilizzerò per chiudere le maglie. Fatto ciò, il nostro sciarpone sarà terminato. Quindi mi raccomando, se voi naturalmente lo volete fare più lungo, fatelo più lungo. Io sono abbastanza alta, quindi secondo me, se siete della mia altezza, diciamo tra 1,70 m e 1,78-1,79 m, ma anche 1,80 m, 180 centimetri di lunghezza vanno più che bene. Se siete più basse, potete anche fermarvi a 170 centimetri. Quindi dipende sempre quanto siete alte e soprattutto quanto alto avete il vostro busto. Quindi mi raccomando, per capire lo sciarpone quanto fa lungo, basatevi su questa cosa. Io vi ripeto, sono alto 1,74 e per me fare 180 centimetri vanno più che bene. Quindi arrivata a 176 giri andrò a fare gli ultimi 4 giri a diritto e l'ultimo giro sempre a diritto, chiuderò le maglie e poi così la mia stola sarà terminata. E vi faccio vedere quanto mi è avanzato il gomitolo, quindi anche chi ha montato quelle maglie in più, secondo me con due gomitoli comunque ce la fa tranquillamente.